Ciao ragazzi, benvenuti alla sesta lezione del corso di mandolino per principianti. In questa sesta lezione parleremo di come amplificare o microfonare un mandolino. Esistono diversi microfoni per amplificare questo strumento qua. Come potete vedere, questo mandolino è già amplificato. Questo qua è il ponticello che amplifica il mandolino. Questo qua è un preamplificatore che riceve le vibrazioni del ponticello e le trasmette all'impianto. Questo preamplificatore ha un volume, questo qua è il volume, più c'ha alti, medi e bassi per regolare il suono a tuo piacere. E questo qua è già un mandolino amplificato. Allora, questo mandolino è un mandolino portoghese. Il costo di questo mandolino si aggira sulle 150 euro. Però non è un suono che ti dà l'acustico come un mandolino napoletano, perché è un mandolino portoghese piatto, è un mandolino da studio più che altro, però di ottima qualità, è buono come, perché ha una bella tastiera, è molto comodo questo mandolino qua. Già esce amplificato, non devi amplificare questo mandolino qua. Bene, adesso vi faccio vedere un mandolino acustico, un mandolino classico napoletano, che l'ho amplificato io. Questo qua è il mandolino in cui io suono tutti i giorni in piazza. E ho preso un microfono che si attacca con un adesivo. Io gli ho messo un po' di colla silicone per tenerlo più rigido e via. Questo qua è semplicissimo, basta trovare la posizione della cassa armonica, o qua o qua o qua, prima dove ti viene comodo, perché non devi toccare con le mani il microfono, prima dove ti viene comodo. E poi anche se tu lo sposti anche di mezzo centimetro, ti cambia il suono. Prima di appiccicare questo microfono qua, fai le prove a casa, su un impianto, su un amplificatore, fai le prove. Dove a te piace il suono, lo sistemi, lo appiccichi e di là non lo devi muovere più. Adesso ti faccio vedere, questo qua è un microfono a piezo elettrico. Il microfono è in vendita così, con un jack e un filo. Io praticamente questo qua l'ho accorciato io, però è un filo che sarà lungo un 3-4 metri e già c'ha il jack lo puoi attaccare nell'ampli, lo puoi attaccare nel mix, dove vuoi. Io preferisco sempre questi microfoni a piezo elettrico perché prendono il suono reale del mandolino. Questo suono qua è uguale nell'impianto perché questo microfono sono i microfoni più sensibili. Invece questi microfoni, questi qua a ponticello, non ti prendono il suono reale. Il suono viene modificato, viene un po' distorto, non è pulito. Cioè, io preferisco sui mandolini questi qua, perché è come se tu avessi un microfono davanti, un microfono, quello che usano per cantare, che usano i cantanti. Questo qua è uguale a quello lì. Bisogna trovare la posizione giusta e sono microfoni che con pochi soldi, con pochi euro, danno tanto. Ciao ragazzi, adesso parleremo delle corde per mandolino. Le corde che sto usando in questo momento sono questi qua. Pacchetto rosso che partono dalla scalatura 0,11, che è la prima, il Mi, il 0,15, il 0,26 e il 0,40, che è il Sol del mandolino, quella più grossa. Praticamente per me sono questi qua, la muta più reale, cioè le migliori per il mio gusto. Prima di usare questi qua, usavo questi qua che sono in bronzo. In bronzo che invece di partire dalla scalatura 0,11 come questa qua, quella che uso, questa qua parte da una scalatura inferiore, più piccola, parte dal Mi 0,10, questo qua invece è 0,11. Il La, la seconda corda, invece di essere 0,15 è 0,14, il Re 0,24 e il Sol 0,34. Praticamente sono buone, sono in nickel, in bronzo, scusate, sono in bronzo, costano uguale, costeranno 10 euro a muta e sono delle corde buone. Però io in questi momenti, siccome non per non spendere soldi, siccome ho la mano un po' pesante, la mano destra, questi qua 0,10 e 0,11 si rompono. E io per evitare che si rompano,
per evitare di comprare sempre mute della Daddario, che costano 10 euro a muta, 10, 11, 12, e ho cercato, mi sono ideato di prendere delle corde per chitarra. Chitarra elettrica oppure chitarra acustica. Questi qua costeranno meno di un euro a corda, però trovi le scalature che vuoi, tutte le scalature le trovi, perché per chitarra trovi di tutto. Io cosa mi sono ideato? Ho cercato queste corde qua, questa qua è 0,11, questa qua è 0,12. Io cosa ho fatto? Ho preso una corda, così, questa qua è per chitarra, visto? Ho preso una corda, vedete che qua c'è un pirulino? Io ho comprato una tronchessina, ho tagliato il pirulino e questo affare in ottone, non so se riuscite a vedere. Io l'ho tagliato, togliendo questo affare in ottone resta il buco, praticamente diventa uguale alla corda per mandolino. Io la inserisco nel mandolino, la tiro e poi chiaramente questa qua è molto più lunga, visto? Cioè è il doppio di quella del mandolino, perché è per una chitarra questa qua. Io la taglio, però essendo che per mandolino il 0,12 non c'è, perché non li fanno le 0,12 per mandolino, questi qua per chitarra 0,11 va 0,12 vanno benissimo. Sono corde che costano poco e ti danno, sono buone. O chitarra elettrica o chitarra acustica è uguale. Come sto facendo con la mi prima corda, la più fina, faccio anche con il la. Il la qua noi abbiamo il 0,15. Io invece di mettere il 0,15, sempre a causa della mia mano destra pesante, io ho comprato queste corde qua della Daddario. Sono 0,18, perciò faccio io 0,12 e 0,18. Ci vuole un po' di pazienza perché bisogna tagliare quello affare in ottone, perché il mandolino questa qua non si riesce a inserire. Basta togliere questo affarino qua, in questa corda qua, e diventa un la, perché è 0,18, visto? E così ho fatto 0,12, prima corda, 0,18, la seconda. Io parlo di corde in acciaio, per chitarra acustica o chitarra elettrica, non corde in nylon, acciaio, 0,12, 0,18. Poi per la terza corda, che è il re, praticamente qua il re c'è un 0,26, visto? Siccome il 0,26 per mandolino va bene, perché non si rompe mai, è difficile che si rompa un re o un sol. Però io, per non comprare la muta, questa qua, io prendo le corde singole per chitarra acustica, sempre in acciaio. Allora tiro via sempre il pirulino in ottone e lo uso come corda re. Praticamente questa qua, il 0,26, che è questa qua, è per chitarra acustica, è equivalente al 0,26 della Daddario, pacchetto rosso. È un re effettivo per mandolino. Però invece di comprare la muta, io con una corda singola ho risparmiato 10 euro. Una corda così costerà 1,50 euro. Allora siamo al re. 0,12, 0,18, 0,26. Allora adesso noi abbiamo il sol. Il sol praticamente è la 0,40. Questa qua è la 0,40, è praticamente come se fosse un re della chitarra acustica, questo qua. Fare sempre il solito lavoro lì, tagliare il pirulino, lo taglio il pirulino, e questo qua è un re per la chitarra acustica, un 0,40. Io praticamente con 8 euro ho tutta la muta completa per mandolino, però come la scelgo io? La scalatura me la faccio io. Invece questi qua sono già scalature obbligate. Allora con questo qua io non voglio dire che voi dovete usare questa scalatura. Questa qua è la mia scalatura. La vostra scalatura sarà, non so, per i principianti non direi di mettere un 0,12 perché è duro. Neanche un 0,11, questo qua, è duro. Cercate delle corde che siano dal 0,9 al 0,10. Così cominciate a fare un po' di pratica sullo strumento, perché se mettete già un 0,18 o un 0,12 fa male, perché il mandolino diventerà molto più duro, più rigido, perciò a schiacciare devi premere più forte. Questa qua è la mia scalatura diciamo rinforzata, perché la mia mano è un po' pesantuccia.
Però per chi comincia adesso può cominciare anche con una scalatura 0-10 e forse la può anche tenere per tutta la vita, perché tanti mandolinisti bravi usano anche 0-10, 0-9 o 0-11. Solo io parto dal 0-12, non lo so, sarà un'anomalia, ma io parto dal 0-12, 0-18, 0-26. Cioè praticamente il mio mandolino per un mandolinista classico diventerebbe un mandolino insuonabile, perché è molto duro. Io non sono un mandolinista classico, sono un mandolinista, diciamo, folk popolare, e picchio un po' più forte. Il mandolinista classico non picchia forte, è leggero. E va bene anche una scalatura del 10, 0,10, del 0,11, del 0,9. Io per forza di cose, perché si scorda il mandolino, per forza di cose devo usare questa scalatura, perché rompo le corde in continuità, si spezzano sempre e si scorda, anche perché lavorando al sole, lavorando al freddo, a volte piove anche sotto l'acqua, noi lavoriamo, il mandolino cede. Invece con queste corde che sono più rinforzate io mi sento più sicuro, più protetto, e il suono per me va bene. Però non vuol dire che voi dovete scegliere questa scalatura. Ci sono, ognuno ha la sua scalatura, ognuno come si trova, bisogna adattarsi. Allora, adesso, come parlo, ho parlato delle corde, voglio parlare del plettro. Il plettro è una cosa personale, come le corde è una cosa personale, come il tuo carattere. Cioè, come usi le corde pesanti o leggere, puoi usare un plettro pesante o leggero. Di plettri ne troverai a centinaia, di diversi modelli, diversi colori, diversi materiali, diversi. Però devi cercare tu. Io non posso dirti questo qua è buono, perché lo uso io, quello lì non è buono. Cioè tu devi andare dai negozi, comprare diversi tipi di plettri, e dove senti che quello lì è il tuo gusto, è il tuo carattere, compralo e continua sempre con quello lì. Allora, per iniziare io non ti consiglio questo qua, ma ti consiglio un plettro un po' più duro, in modo che la corda squilla facendo tu meno fatica, perché se il plettro è morbido fai più fatica a fare squillare il mandolino. Io inizialmente ti consiglio quello duro, però nel percorso del tuo studio prova anche altri plettri, prova, non dico tutti, ma ne provane 5-6, 5-6 plettri diversi, e sicuramente uno dei 5-6 o 10 plettri è quello che va per te, e quello lì non lo mollare mai, non lo lasciare mai, perché poi ti formerai un carattere e ti esprimerai con il tuo plettro. Se ti manca quello lì non riesci più a suonare, perché diventa un altro suono, cosa che a te non ti appartiene, a te appartiene il suono tuo personale. Io ho scelto questo plettro qua, 0,73 mm. Questo qua, diciamo, non è rigido, visto, è abbastanza flessibile. Mi trovo bene perché, base alla mia mano destra, mi dà un suono, secondo me, secondo il mio gusto, più caldo, più senti meglio la nota squillare, la nota più dolce. Per me questo qua è il mio plettro, però il tuo lo devi scegliere nel tuo percorso. Devi scegliere, devi prendere un 10 plettri, comprarli, che costano pochissimo, li provi quello che tu ti trovi meglio, anche se agli altri fa schifo, agli altri dicono ma fa schifo quel plettro lì, però se per te va bene, tienilo per tutta la vita. E poi con quel plettro lì uscirà il tuo suono interiore, quello che c'hai nell'anima. Io te l'ho detto, uso questo qua perché è un plettro che secondo me ti dà il suono caldo, secondo me. Magari secondo un altro farà schifo, però io questo qua non lo cambierò mai. Allora, adesso ti faccio vedere come tenere il plettro. Il plettro si tiene fra pollice e indice, stretto. Deve uscire appena appena la punta, come se fosse un unghio. Tenerlo stretto e suonare con tranquillità, rilassamento. Con questo tipo di plettro, ho provato anche altri plettri, ma con questo qua esce il trillo napoletano dolce, come piace a me. Secondo me il vero trillo napoletano.